Arte è la mia lezione preferita. Mi sento quasi come Picasso. Wow, è brava Jennifer. Il mio unicorno è orribile. Chissà come ci riesce lei. È così realistico che prenderebbe vita. Mica come il mio. Ha davvero talento lei. Sarà quel cappello d'artista che indossa. Ma allora posso rimediare? Visto? Allora come sto? Il disegno sta migliorando? Direi di no. Ce l'ha solo lei, il talento artistico, uffa. Ehi, posso usare anch'io entrambe le mani. Che la festa abbia inizio. Ah, ma perché non so restare tra i margini? Uffa. Oh, inutile, sono negata, accidenti. Devo rassegnarmi. A meno che... Con questi pennarelli posso mescolare i colori. Ecco che cosa devo fare. Se prendi due pennarelli e fai toccare così le punte, i colori si mescoleranno. Guarda come si unisce al blu. Chissà che colore verrà fuori. Scopriamolo. Guarda che colori originali. Tutto con un pennarello. Questo arancione è stupendo. Chi è l'artista di talento adesso? Avete mai visto niente di simile? Fatto! Ammira il mio capolavoro. Wow! È stupendo! Lo so, grazie. Dunque, siamo pronti per affrontare una sfida di disegno. Girerò la ruota e vedrò cosa dovrete affrontare. Eccoci! Oh, che bello! Un cuore! È ora di disegnare l'amore! Sì, amo disegnare i cuori e l'amore! So io cosa farò! Inizierò con la parola amore! Wow, quella è stata una giornata fantastica! Era così bella in quel prato! Ok, ora per dare un tocco in più. Aggiungo un cuoricino e poi trasformerò la O in una ragazza. La V sarà un altro cuore. Lei può essere la persona che le piace. Che carino! Ma serve un po' di colore. Questo cuore sarà rosa. Bene, anche questo piccoletto quassù sarà rosa. Ok, ora per gli altri colori. Il vestito sarà viola. Wow, si sta davvero trasformando in qualcosa di speciale. È ora di usare un altro colore. Giallo per i capelli. Starà bene. E penso che avrà un cappello blu e anche un po' di verde sulla sua maglietta. No, io ti amo di più. Con le matite colorate gli darò espressività. Ta-da! Bene, studenti! Vediamo le vostre opere d'arte, per favore. Oh, che cosa? Oh, no! Ehi, tieni la gomma in bocca, per favore. Cosa stai facendo? Aspetta, questa è la mia opera d'arte, giuro. Om nom 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 nom. Mi serve ancora un momento. Quasi fatto. Om nom 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 nom. Ho finito. Ecco, ecco la mia opera d'arte che rappresenta l'amore. Wow, come hai fatto? Sorprendente! Oh mio Dio, è così impressionante! Un bel voto per te! Cosa pensi faremo dopo? Va bene, voi due siete pronti? Sembra che questa volta dovete disegnare un ragazzo. Voglio proprio vedere che cosa combinate. Sono un po' deluso. Non posso negarlo. Eh? Oh no, ho finito gli snack! Ora sì che sono deluso! Beh, ora cosa farò? Aspetta un secondo, ho questo piatto vuoto. Sì, funzionerà di sicuro. Ho un ottimo piano. Che stai facendo con un piatto e un pennarello? Non capisco. Perché stai disegnando sul piatto? Non preoccuparti, so io cosa sto facendo. Finirò di fare l'omino su questo piatto. Accidenti, cosa dovrei disegnare? Proverò usando le lettere. Sembra funzionare. Ok, ci siamo. Scrivo ragazzi in inglese e lo trasformo. Gli ho fatto degli occhiali e ora dei capelli. Mi piace. Devo fare anche le orecchie, il mento, il naso e la bocca. Va bene, ora ho l'omino. Penso che abbia bisogno di un palloncino. Ecco, e ha bisogno di un filo così il palloncino non vola via. C'è qualcosa tra i miei denti, che fastidio. Non va bene, forse se bevo lo toglierò. Credo che vada già meglio. Gli farò i capelli arancioni. Ancora un po' e i tuoi capelli saranno a posto.
Va bene, vuoi una maglia verde? Nessun problema! Ho finito! Eh? No! Hai versato l'acqua sul mio omino! Sto annegando! Devo fare qualcosa! No, no, no! Omino, niente panico! Aspetta, sta succedendo qualcosa! Sta succedendo qualcosa al mio omino! Hai ragione, non sta annegando, ma sta galleggiando! Che figo, mi piace! Hai fatto un ottimo lavoro! Vinco io? Ma dai, che bello! Siamo pronti per la prossima sfida! Oh, amo ballare e sembra che dovete disegnare una ballerina! Aspetta, che cosa? Dobbiamo disegnare quella! Non guardare me, non ho mai nemmeno visto un balletto! Aspetta, so io cosa fare! Avrò bisogno di questo foglio e lo piegherò a metà in questo modo! Cosa stai facendo, un origami? Però mi piace! Anche a me, ma bisogna piegare la carta nel modo giusto! Ho iniziato con una piega centrale in questo modo, poi di nuovo dall'altra parte! Ora lo apro e piegherò entrambi gli angoli! Ottimo! Poi il lembo inferiore deve risalire su entrambi i lati! Sì, finora sta andando alla grande, adoro piegare la carta! Questi angoli spuntati devono tornare indietro! E anche questi di angoli, solo un po' di più! Manca poco! Entrambi i lati devono piegarsi, ecco, fatto! Ho fatto una barchetta con la mia carta! Cosa ne pensi, ti piace? Ecco, perfetto, un paio di vele per la mia barca! Ma cosa c'entra la danza? Oh, perché una barca danza lungo le onde mentre naviga! Aspetta, cosa? Ma stai dicendo sul serio, non funzionerà mai! Ha ragione! Vedi, l'immagine è di una ballerina, non una barca! Ok, va bene! Ma penso di poter ancora far qualcosa con gli origami! Stai costruendo un'altra barca? Perché? Non funzionerà! No, non è un'altra barca! Guarda, questa volta ho fatto un unicorno! È un unicorno! Sei incredibile! Ma non va ancora bene! Va bene, hai ragione, ma ho questo! La terza volta non posso sbagliare! Userò due colori questa volta! Questa volta andrà bene! Cosa stai facendo? Wow, com'è difficile! Come lo stai facendo? Stai andando così veloce! È difficile starti appresso! Sì, ho finito! Ho fatto una bellissima rosa! Per te... È così adorabile, non posso credere che tu l'abbia fatto per me! Ma cosa diavolo devo fare? Lo so! Ho solo bisogno di ricominciare da capo! Userò il bordo di questo righello per fare delle pieghe importanti! Questa parte è un po' complicata! Devo tirarli fuori in questo modo! E anche dall'altra parte, ok, ho bisogno di aggiungere qualche disegno! Devo solo disegnare una graziosa ballerina! È così carina! Ok, ma devo disegnarla per intero! Devo assicurarmi che abbia sia la faccia che le mani e poi farò lo stesso anche dall'altra parte. Una volta che ho finito devo fare la stessa cosa per le gambe. Penso che le darò un po' di colore così sarà più carina, ma devo colorare ogni singolo lembo. E penso che farò il suo tutù blu. Che carina! Blu sotto e blu sopra. Sì, ho finito! Ta-da! Ecco, lascia che ti mostri come funziona. Se prendo i lembi e li piego su e giù posso farla ballare. La la la! Guardala come va, che figo! Wow! Wow, che spettacolo, hai vinto! Sì, immaginavo! Ma... Chissà che cos'è, sono così curiosa! Non c'è niente ancora? Non capisco. Cos'è questo rumore? Una sorpresa! Ancora niente. Allora stiamo aspettando qui. Wow, bello però. Già. Dobbiamo aprirlo, forse? Comunque mio. Ehi, è stata una mia idea. Giù le mani, dai. Sei sempre il solito. Oh, bollicine. Chi se ne frega. Carine però. Mi fai provare? No. Dai, per favore. È così divertente! Guarda qui! Ho avuto un'idea! Sarà bellissimo! Sì! Prendiamo una tela e applichiamo il colore con il rullo. Dobbiamo coprire tutta la tela. Adesso immergiamo una tazza nella vernice bianca e premiamo sopra la tela, scatenando tutta la fantasia. Adesso aggiungiamo il colore dentro i cerchi. Possiamo provare vari colori per maggiore realismo. Dobbiamo ricreare l'effetto della luce nelle bollicine. Niente male davvero! E adesso qualche dettaglio in più. È un capolavoro, sono una vera artista. Guarda un po', Chris. Anch'io ho delle bollicine.
Cosa? Invidioso? Posso averlo? Facciamo a cambio. Da qua. Wow! Ah? Ma dove sono le bollicine? È finito il sapone, non è giusto. Ah, che sbadato, ho dimenticato di dirtelo. Non è divertente. Ho una bella sensazione per questa sfida. Un cuoricino, che amore! Chi gira la ruota questa volta? Facciamo pollice di ferro. Ho vinto! Per un pelo. Speriamo bene. Niente carta. E come faccio a disegnare? Dovrai inventarti qualcosa. Guarda qui. Comincio tracciando una linea al centro. E poi un'altra. E altre linee sopra e sotto. Adesso facciamo i due lati. Con la matita tracciamo il contorno che poi ricalcheremo a penna. E una volta completata la sagoma, con la gomma cancelliamo i tratti in più lungo i bordi. E adesso mano alla penna e seguiamo le linee. Andrà a creare un effetto 3D. Aggiungiamo il colore adesso. Attenzione a restare dentro le linee. Una volta fatto aggiungiamo un po' di ombre sui bordi. Basterà una semplice matita. Le aggiungiamo ovunque pensiamo ci sia bisogno di ombre. O dove secondo noi la luce dovrebbe essere un po' diversa. È un metodo originale di disegnare un cuoricino ed è davvero bello. Ecco fatto, che ne pensi? Wow! Voglio dire, carino. Che posso usare? Ci sono le mie mani! Semplicissimo! Un po' troppo? Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono! Un cuoricino! Visto che ideona? È un cuore! No, non lo è. Spiacente. Ok, che ne dici adesso? Arrenditi e basta. So che posso farcela. Forza, dai, con queste dita. Ecco, stavolta ci sono. Mi serve solo una penna rossa. Metto un dito sopra l'altro e disegno un cuore. Con la penna rossa lo coloro anche dentro. Non è così male. Mi piace, anzi lo amo. Ma non ho ancora finito. Aggiungiamo una faccina sorridente. E un'altra per un vero amore. Così romantico, guarda! Oh, ma guarda che carino! Aspetta, voglio aggiungere qualcosa anch'io. Non rovinarlo, eh? Sarà bellissimo! Ecco, vedi? Si abbracciano adesso. Oh, mi sto quasi commuovendo. Che dolcezza! Che ne dite di qualche pesciolino? Oh, mi piacerebbe! Arriverà un banco di idee? Beh, per almeno uno di noi. Come fa Gina a disegnare così bene? Ehi Gina, un fantasma! Ecco. Cosa? David, questa me la paghi. Ma non mi lascerò abbattere. Un vero artista crea capolavori dal nulla. Questo scarabocchio può andare. Basta pensare fuori dagli schemi. Esattamente in questo modo. Non devono essere tutti uguali. Ognuno avrà un suo stile. E con un po' di colore, questi pesci sembreranno veri. Ecco un sapiente uso delle linee. Riempiamo le squame in questo modo. Il contorno mantiene il disegno ordinato. Ora uso la stessa tecnica per gli altri pesci, ma con un design differente cambiamo i colori. Questo sarà giallo chiaro, ma con un pizzico di viola risalterà alla perfezione. In fondo sono colori complementari. Il turchese però è il mio preferito. Ecco perché l'ho tenuto per ultimo. L'arancione si sposa bene con il blu. Che colore uso per la parte centrale? Beh, direi giallo. Li unisce molto bene, vero? I colori sono importanti nel disegno. Lo rendono davvero accattivante. Che simpatici questi pesci! Dimenticavo le bolle. Fatto.
Mostratemi quei pesci. Dammi direttamente la vittoria. Diciamo che va bene. E Gina, i tuoi? Intendi forse questi? Molto bene. Beh, il piano mi si è ritorto contro. La riconoscete? Nuota e starnazza, vedete? Siamo passati alle anatre? Aspetta, ce l'ho. David, guarda quegli uccelli. Ehi, voi! Ma certo! Iniziamo tracciando il contorno della mano. Dopodiché aggiungiamo la coda e uniamo le linee, così. Ne facciamo un'altra di qua. E ora la coda. Poi passiamo al volto. Che anatra sarebbe senza un becco? Nel mio mondo ideale, tutti gli uccelli sono coloratissimi, come i pappagalli. Che colori fantastici! Quale colore si sposa bene con il rosa? Il giallo, ovviamente. Questo round lo vinco io. Sembra proprio un'anatra felice. Vediamoli. Ta-da! Divertente, vero? La mia però è più colorata. Scambiateveli. Fico. L'arte va condivisa. Sei sul mio lato. Silenzio e prendete i pennelli. Sapete cos'è, vero? Miau è la parola chiave. Oh, adoriamo i gattini. Non esco mai di casa senza. Mi piacerebbe fosse più realistico. Ma certo, so cosa fare. La soluzione è sotto il mio naso. Sì. Tracciamo i contorni di un pugno, così. Sembreranno quelli di un gattino. Poi passiamo al corpo. Non è carino? E ovviamente la lunga coda. E un musetto dolce che sta sempre bene. Carino. Non male come prima volta. Vero, signor Baffetti? Vabbè. Pennelli. Bene. Guarda e impara. Oh, ce l'ho. Il mio numero fortunato. 7. Ta-da! Interessante, ma non è quello che intendevo. Ok. Che ne dice di questo? Sembrano semplici numeri, vero? Sbagliato. Sono linee che formano un gattino. Sembra familiare? Questo gattino mi farà vincere. Guarda che sorriso. Oh, molto meglio. Vediamo cosa avete fatto. Ottimo lavoro. Grazie. Siete stati bravi entrambi. Ehi, ce l'abbiamo fatta. E mentre il sole tramontava sulla fattoria, la famiglia entrò in casa. Ehi, è la mia parte preferita. È tornato. Ho detto niente cetrioli. Oh, disegnate una rana, ok? Questa è la prossima sfida. Non sembra complicata, vero? Oh, David sembra molto sicuro. David, guarda! Lì, lo vedi? Questo lo prendo io. Questo trucco sarà epico. Ecco il pennarello. Nulla, sarà volato via. Ora disegniamo la rana perfetta. Una volta tracciato il corpo, il resto è semplice. Queste linee uniformi renderanno il disegno perfetto. Passiamo agli occhi. I dettagli la renderanno eccezionale. Ora tocca al colore. Occhio alle zampe. Bene. Un altro tocco di colore qui. Sarà così realistica che salterà via. Sono un genio. Che diamine è questo? Tutti i segni portano a... Chloe. Che imbrogliona. Almeno sono intelligente. Fatto.
E una coca grande, grazie. Ragazzi, avete finito? Sembrano molto simili, ma vanno bene. Quella di Chloe è un po' malandata. David vince questa manche. Sì! Perché ci mette così tanto? Quasi fatto! La vostra pazienza è stata ripagata. Ta-da! Sembra divertente. Disegnare un ragazzo è facile. Ne guardo uno allo specchio ogni giorno. Molto bene. Dove hai imparato, Ellie, a disegnare così? Non posso consegnare questo. Matt, non hai tempo. Vediamo un po' questi disegni. Devo farmi venire in mente un'idea. Ecco, un ragazzo. Beh, è un ragazzo. Aspetti, mi lasci fare una piccola modifica? Bene, ma solo un minuto. Grazie. Queste lettere sono un ottimo punto di partenza. Per prima cosa, colleghiamole. Vedete? Sta venendo fuori. Un po' di colore lo renderà vivo. Oh, è piuttosto carino. Ah, prendi questo, sfida artistica. È un capolavoro. Cosa ne pensa? Due futuri Picasso. Sapevo che ce l'avremmo fatta. Ultimo, ma non meno importante, il viola. Attenzione, per favore. Non abbiamo finito qui. Stiamo disegnando arcobaleni, eh? Che la sfida abbia inizio. Non posso dimenticare che iniziano sempre con il rosso. Vedi? Sembra già un arcobaleno. Non mi piacciono i pennarelli. Fatti gli affari tuoi. Non ha neanche iniziato. Ehi, ma quello è un Pop-It? Adoro questi cosi. Ed è quello che mi serve. Ah! Non è fantastico? Lo userò per qualcosa di diverso. Ogni linea avrà un suo colore. Un altro paio qui. Ecco, adesso tocca alle bolle. E ora giriamolo velocemente. Davvero soddisfacente. Quasi quanto questo. Prof, attenzione. Ehi, siamo pronti ora. Wow, quanti bei colori. Ma è un po' impreciso. Ok. Quello è pensare fuori dagli schemi. E adesso un cubo di Rubik. Qui c'è da riflettere. Un righello e una matita. Ah, ci sono! Il righello può aiutarmi a fare le linee dritte. Questi angoli lo rendono 3D. Cosa sta facendo Nick? Come ho fatto a farlo così figo? Devo girare il foglio? Beh, è un po' più complicato di così. Con l'ombreggiatura giusta sembrerà tutto più dinamico. Vedi? La matita fa un bel contrasto. Quasi fatto! E ora, un'ombreggiatura molto leggera. Quasi non si vede. L'ombra dovrebbe farlo risaltare. Sì! Ma come fa? Sembra uscir fuori dal foglio! Che figo! Pronto a giocare? Ecco! Occhio! Oh, voglio provare! Guarda un po'! Questo cos'è? Si muove! Wow! Ben fatto, Nick! È come se mi venissero incontro! Fammi avvicinare! Guarda! Ma che combina! Ah! Guarda come volano questi colori! Non ti gira la testa? Un altro po'? E? Fatto? Oh, oh no! Cosa? Ce l'ho sul viso! È un look astratto!
Non ho mai visto una cosa simile. Idea. Ah, sì? Ti ricordi cosa ci siamo dette? Sì? Arrivo! Ma chi è quella? Ho fatto il più velocemente possibile! Com'è bella! Salve! Ecco la prossima ispirazione! Ora sì che ci divertiamo! Farò una cosa piuttosto letterale! Ecco qua! Ehi, Nick? C'è qualcuno? Ecco qua! Quante branchie! Ci sono! Disegnerò proprio col cuore! Nick, sono scarabocchi! I suoi capelli sono lunghi e blu. E che bella coda che ha! Ed è brava a nuotare. Immagino vada bene. Si capisce che è un pesce, vero? Grazie per lo scambio! Go! E fatto! Non è stupendo? Incredibile! Oh no! Non posso mostrare questo! Sì, è un pesce! Ah, abbiamo visto di meglio! Le sirene sono molto più belle! Ragazzi, fai troppo ridere! Posso avere la vostra attenzione? Da bravi! Adesso continuiamo! Ma che cosa significa la lettera E? Elefante? Ci sono! Aspetta! Ah, scusami? Ti dispiace? Oh, scusa! Mamma mia! Che cosa comincia con la E? E che cos'è questa roba, eh? Tutto bene? Un po' di allergia, vero? Forse dovrei... Sì, ci sono! Questo andrà bene! Schiocca anche le dita! È insopportabile! Ah, non riesco a muovermi! Ma chi è stato? Oh, finalmente posso concentrarmi! Disegno proprio la lettera E! Ma è solo il punto di partenza! Visto? Già molto meglio, vero? Ha un effetto quasi 3D! E voilà! Oddio! Mi sono dimenticata di Ava! Scusa, ero troppo concentrata! Ecco qui! Era ora! Scusami! Devo sbrigarmi adesso! No, non ho fatto in tempo! Accidenti! Che guaio! Kate! Perché non lo dai ad Ava il tuo? Considerala un'offerta di pace, ok? Insisto! Beh, va bene, grazie! Me la sono cercata! Pazienza! Ehi, Kate! Lo dividiamo? Che dici? Chi vincerà? Bravissime, ragazze! È davvero tanto carino! Pronte per un altro giro? Abbiamo le scale adesso! Interessante, vero? Mi serve questo! Kate! Oh, non posso usarlo? Va bene! Posso disegnare qualcosa che somiglia a delle scale, allora? Chissà che sta disegnando Kate!
scherza! Posso fare sicuramente di meglio. Tutto dipende dalla magia degli angoli. E anche da poche linee attentamente posizionate. Tempo scaduto, ragazze! Che cosa ne pensa? Oh! Vabbè. E il mio? Non sono sicura che sia finito. Giusto. Devo ancora piegarlo a metà. Fare bene la piega è come per magia. Diventa tridimensionale. Visto? Wow! Ma vediamo quanto sono affidabili. Come? C'è troppo vento per lui. Chissà che male, Aya. Vediamo se sulla tua andrà meglio. Sì, ce l'ha fatta! Molto bene, Ava!